La mia vita a Pietrasanta è stata bella davvero. Per anni ho vissuto in grandi e laboriose botteghe e sono stato la genesi di opere di nobile marmo. Bianco e di gesso vestito, accompagnavo giovani menti ad accostarsi al mestiere della scultura. Come in un piccolo esercito, stavo in fila ad aspettare il mio turno. Sacri, funerari e classici, quanti più e belli eravamo, tanto più la bottega creava. I punti, i chiodi e i segni su di me erano la bussola di abili mani, che pian piano facevano fiorire le mie sembianze nel blocco di marmo. Io e gli altri bozzetti abitavamo in laboratorio, eravamo il pane quotidiano. Le sculture di marmo invece venivano imballate e partivano. Con carri e vascelli giungevano a una chiesa, un cimitero, una piazza, un museo. Il mondo sembrava ai nostri piedi. Poi una serie di eventi ineluttabili mi hanno messo in disparte. Nessuno mi accarezzava, neanche più uno sguardo. I gusti erano cambiati. Ricoperto di polvere, ho lasciato spazio a nuove e diverse forme della scultura moderna. Ma questa non è una storia triste. Noi siamo ciò che abbiamo dato. La nostra eredità, l'antica sapienza, si è trasmessa nel mestiere degli artigiani, intimi compagni di lavoro degli artisti, di ogni luogo e di ogni tempo.